Fervono i preparativi per Namanao, lo spettacolo che sarà messo in scena il 23 di dicembre al Palazzo dei Congressi di Stresa, uno spettacolo che ha un tema importante, quello del bullismo. Sì, infatti la nostra compagnia ha proprio questa particolarità. Eh, abbiamo portato in scena un altro spettacolo che parlava della violenza contro le donne, in questo caso invece eh, prendiamo un'altra fascia che purtroppo comincia già a partire dalle, dalle scuole elementari ed è proprio il bullismo. E attraverso il bullismo eh, parleremo molto di emozioni perché sono strettamente collegate a questo tema molto importante, quindi alle emozioni che possono provare i bambini eh, nel momento in cui devono affrontare un tema così importante e anche le famiglie. Quindi è, insomma, è uno spettacolo adatto veramente dagli 0 ai 99 anni. Che spettacolo vedremo? Vedrete uno spettacolo ricco di colori nel quale ci si divertirà, eh, si canterà insieme, eh, però lascerà anche un, un grande motivo di riflessione. Come sempre, grazie a noi gente del sud, lo spettacolo avrà anche una finalità benefica. Sì, grazie a questo gruppo meraviglioso che è Coscompany, che veramente sono bravissimi e siamo certi che anche stavolta a Stresa il pubblico non ci deluderà, anche perché poi il tema è sempre sul sociale. Chi saranno i beneficiari? I beneficiari in questo caso sono un'associazione un di Stresa, poi Forum, per le iniziative sui bambini è una ragazza di Casale che daremo un contributo anche a loro.